Penso dovrebbe andare. Vediamo un po'. Adesso io sento l'audio, eccoci qua. Sei in on board. Ok. Buonasera. Sì, ok. Un'altra volta. Vado? Vai, ma non cambia la telecamera. Buonasera a tutti dalla cabina di commento Simone Morichi. Ciao a tutti. Alle telecamere e al commento orale Dario Busia, cioè io. Sono iniziate le qualifiche di questa prima gara, doveva essere la seconda ma sarà la prima di questo campionato FIA GT3 sul portale Sim Racing World, campionato GT World 2012. Siamo a Spa e i piloti si stanno lanciando per il loro primo giro di qualifica. E adesso vediamo se riusciamo anche a cambiare le telecamere, che si è bloccato tutto. Prova page, prova i tasti page 2. Page, sto facendo. Niente da fare. Comunque adesso poi magari se riusciamo cambieremo visuale. Siamo sull'onboard. Io una SLS, non so chi, però siamo sull'onboard di un SLS di Paolo Tadiolini, a quanto pare, sì, perché Diego è su un altro punto della pista. Quindi siamo sull'onboard di un veterano, nonché uno dei fautori di questo mod, insieme a Marco Fiore, Andrea Conte, Fabrizio Gritti e chi altri non so. Quindi adesso dovrebbero iniziare ad arrivare i primi riscontri cronometrici. Vediamo Paolo Dolini. Come scusa? Che faccio? Vai su Pizzo, che mi sembra posizione 1, che mi sembra che sia quello più avanti, che magari sta per concludere il giro e magari riusciamo a vedere. No, ma con le telecamere dico. Che fai? Bella questa. Prova. Adesso sei su Pizzo. Ah, ecco, era Pizzo, non era Paolo Tadiolini. Ah, ecco, mi sembrava che guidasse troppo bene. Infatti, siamo su Pizzo che inizia il suo giro. Pizzo, grande pilota, veloce, corretto, costante. Un veterano come il nostro Simone Sirichi, che attualmente sta facendo da cameraman. Questo mi sembra che sia il rettilineo del Redion, dopo lo Rouge, arriva prima staccata, dove in teoria ci dovrebbe essere il primo riscontro cronometrico del primo settore, però non abbiamo riferimento, quindi non possiamo dire se è in vantaggio o in svantaggio, sta facendo un bel giro o un brutto giro. Vedremo. Adesso dovrebbero venire fuori i primi riscontri cronometrici. Eccolo, il primo, Dino Cicala, pilota dell'RDR, bravissimo. Riccardo Moretto secondo con 2.15, Dino Cicala ricordiamolo 2.14.4, poi Stagno, no, Mondadori 1.6.3, ecco i piloti piano piano stanno iniziando a venire fuori. Siamo sull'onboard di Dino Cicala e vediamo un po' che cosa fa al suo secondo giro lanciato. Ricordiamo che le gomme non cambiano mai, sono quelle per la qualifica, per la gara, e quindi non c'è modo di avere delle prestazioni in più per quanto riguarda appunto il compound delle gomme. E vediamo appunto che Dino Cicala è in vantaggio di 1.12, intanto appunto è crashato il refactor e io adesso mi devo accontentare della diretta.
Vediamo che sta appunto affrontando la parte tortuosa di questo tracciato storico, bellissimo. Fido chiunque a dire che questo tracciato è brutto, perché è uno spettacolo. Adesso vediamo che un non po'. Vanno. Vediamo un po', vediamo un po'. Adesso intanto mi si è anche cannata la diretta un pochettino. Abbiamo solo gli onboard, da quanto avete potuto capire. Non vanno le telecamere, il nostro Siricchi non riesce a venirne fuori. Porca la vacca. Vabbè, gli onboard comunque ci faranno vedere meglio il come guidano i nostri eroi in pista. Provo li avvio un attimo. Vabbè, adesso ormai manca poco alle qualifiche, facciamo le qualifiche così a sto punto. Ok, vabbè. Tanto ormai. Vediamo appunto che Fiore, stranamente, è sotto il tempo di Cicala al primo intertempo. Vediamo un po' con la sua 4-5-8 che cosa riuscirà a fare il nostro eroe. Vediamo una guida molto pulita, molto accurata. Questo circuito perdona pochissimo, nel senso che bisogna essere più puliti possibile, bisogna interpretarlo bene. Un pilota è un pilota, è un circuito molto selettivo, traiettorie pressoché obbligate e tanto tanto gas. Vediamo che sta arrivando alla fine del secondo intertempo e vedremo anche più o meno che tattica ha usato. Se è un po' più scarico o un po' più carico come appunto opzione aerodinamica, e infatti perde ben 7 decimi, no, 3 decimi, perché intanto è balzato al primo posto Pizzo con 2.14.6. Mi fa strano perché Cicala aveva fatto 2.14.4 e non c'è più, infatti deve essere crashato. Infatti aveva fatto 2.14.1 e però adesso non lo vediamo più, quindi sicuramente Cicala è crashato. Aia. Il live timing non rispecchia i tempi della diretta. È un Fiore che ha concluso con un tempo di 2.14.7 a quanto pare. Riesce a cambiare d'altro? Magari in pista, magari un Pizzo, se sta facendo ancora qualcosa, se in Pizzo no questo. Ma resta un altro grande pilota del team Red Devil Racing Team. Vediamo su un board la sua McLaren, che attualmente è in quinta posizione con un tempo di 1.14.4. Devo dire che in effetti il livello è veramente buono, considerando che bene o male ci sono 10 piloti, no, 9 piloti in un secondo, dai, e 5 in mezzo secondo, poco meno di mezzo secondo, anzi 3 decimi e mezzo, più o meno, 4 decimi, 3 decimi e mezzo, quindi il livello delle primissime posizioni è molto 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 alto. Adesso vediamo Maresta che conclude il suo giro, vediamo che tempo, oppure questo era il giro di lancio, vediamo un po', appunto questo era il giro di lancio, adesso si lancerà per fare il suo giro veloce. Ricordiamo che per gara 1 servono le qualifiche per dare una griglia di partenza, mentre invece per gara 2 si utilizzerà l'ordine di arrivo di gara 1 con l'inversione dei primi 10. Una gara da 30 minuti, la seconda gara da 50. Prima gara possibilmente, in teoria, per chi è più bravo può anche non fare il pit per cambiare le gomme. Mentre invece intanto vediamo che è sopra di un decimo e 22. Mentre invece per gara 2 no, c'è il cambio gomme pressoché obbligatorio, se non due, adesso non ricordo, e c'è anche, mi sembra, il rabocco della benzina, quindi gara 2 più complicata strategicamente parlando, madonna come l'ho detto bene.
appunto perché bisogna un attimino anche sapersi gestire sia la benzina che le gomme. Adesso vediamo Resta che sta veramente facendo un bel giro, le traiettorie sembrano veramente molto molto buone. Andiamo a vedere se il cronometro gli dà ragione o torto. Diciamo che questo campionato pullula di piloti con grande esperienza: Dino Cicala, Pizzo, Campini, Maresta, Moretto, Fiore, Taddeolini, Pinto, insomma, Conte. Insomma, qua i piloti forti, i piloti bravi, i piloti con tanta esperienza, a avercene. Senza dimenticare tutti gli altri, ma gli altri li conosco un po' meno e quindi... vediamo. Abbiamo cambiato, grande Morichi, cazzo, bravissimo. Allora Cicala rimane sempre in prima posizione. Adesso vediamo Maresta che sta concludendo il suo giro veloce, vediamo che tempo andrà a fare. Ma niente, Maresta 2:14:06:95, niente, non sto migliore, niente da fare. Stiamo guardando Pizzo che però è nel suo giro di lancio. Andiamo su Cicala che forse stava lanciandosi. Forse, se no andiamo anche su Pizzo, eh. Andiamo magari anche su Moretto che hanno una Porsche, Moretto e Campini tutta carbonio, tutta tempestata di carbonio. Specchietti rossi per Moretto, specchietti verdi Padania per Campini. Quindi facilmente riconoscibili in gara, hanno fatto un favore a noi che dobbiamo commentare queste gare. Appunto, questo è Moretto che attualmente però sta facendo il suo giro di lancio. Diego Taddeolini, settima posizione con 2:15:06. Questo non so, Campini quarto, ecco, lo vediamo sul rettilineo. Vabbè, chiamarlo rettilineo è un eufemismo, però comunque lo vediamo la parte finale. Mamma mia, scodatina di Campini. Molto probabilmente questa scodatina può far pensare ad un'ala posteriore abbastanza scarica. Bah, non si sa. Adesso vediamo che dentro il server ci sono 30 iscritti e dentro il server ci sono appunto 30 partecipanti. Vediamo Campini che va un po' oltre, però mantiene comunque due ruote sul cordolo, quindi non taglia, sfana la paura quello davanti, gli fa sentire la presenza, fagli sentire la presenza, bravissimo Alorush. Anche Saltino. E anche il saltino, grandissimo, grandissimo Campini, interpretato molto bene. Ricordiamo che appunto la Porsche col motore posteriore ha questo vantreno che è un po' ballerino, che appunto il nostro Siriki ama e io no. Campini molto probabilmente come il nostro Siriki. E vediamo che appunto Campini è meno un decimo e due al primo intertempo, quindi sicuramente può andare a rompere le valle a Cicala, Moretto, Pizzo, che attualmente sono i primi tre e sono appunto racchiusi in neanche un decimo, perché 161-255 appunto. Vediamo un po' se riesce a interpretare bene questo secondo settore, un po' larghino, secondo me ha perso. Perché hai cambiato? Mona? Un po' perso, Pinto, Fiore. Riesce ad andare di nuovo su Campini? Eccolo! Vediamo Campini che ha un pilota davanti. Speriamo che non abbia perso, ma... va anche un po' nella sabbia qui. No, 3,5 decimi sopra. Non un buon secondo settore. Ed era anche il suo ultimo giro perché c'è 0 secondi. Quindi questo è il suo ultimo giro. Quindi a meno che non ci siano dei colpi di scena improvvisi e fulminei. Intanto Moretto secondo. Intanto Moretto sì, secondo, sì, l'avevo già detto, infatti. Quindi di conseguenza, Dino Cicala, incredibile, grandissimo, unico pilota ad avere un team manager, grandissimo. Scodatone intanto per Campini che qui
conclude il suo giro. No, niente, non si migliora neanche. Appunto, Dino Cicala si aggiudica questa pole. Qua mi dà sempre Campini, mentre invece questo a me pare tanto Dino Cicala. Moito secondo, Pizzo terzo, Fiore quarto. È impossibile. A me Fiore me lo dà sesto, qua nel live timing. Vabbè, mi fido del plugin installato su Refactor. No, questo mi... sì, ma resta o... non mi ricordo. E quindi niente, vediamo, Fiore è quarto, ottimo Fiore, Campini quinto, Maresta sesto, Pinto settimo, Taddeolini, sarà Diego ottavo, e infatti è Diego, Draconte nono, Paolo Taddeolini decimo, Caffarelli undicesimo, Pianezza dodicesimo, Dragoni di Matteo Mondadori, Stagno Gritti, Iacovoni, minchia quanti sono, Bruzzone, Nota, Caverio, Heineken, Lonigro, Federici, Terzani, Federici, un altro Federici? È già due fratelli saranno. Poletti, Ganci, Cannizzo, Scaccia, Cesaroni, Osia Dario, sono io? No, a posto. Quindi conclusa questa qualifica fantastica, emozionante, con la pole position di Dino Cicala. Velocità massima è pressoché quasi... pressoché identiche, tranne Moreto 172,8, gli altri invece sono più o meno tutti sul 268, anche Maresta e Fiore comunque sono abbastanza veloci. Diciamo che poca differenza a livello aerodinamico, poca differenza. Concluso quindi queste qualifiche, adesso partirà il warm ups di 10 minuti, vediamo intanto questa McLaren. Assomiglia tanto in quanto a colorazione a quella dell'RDR, solo che questa è solo rossa e bianca. Comunque macchina stupenda, macchina bellissima, che si presta molto, delle bellissime skin. Vediamo delle grandissime panoramiche fatte dal nostro Sirighi. Qua per chi si vuole far una canna al massimo, mazza. Questa è l'uscita dell'Urouge, vista graficamente molto gradevole. Partito il warm up adesso. Quindi warm up che ci potrà magari dare qualche indicazione sul passo gara, ma vedremo. Non è mai troppo veritiera questa cosa. Vediamo un po'. La griglia di partenza, un box vuoto, un cockpit di una McLaren, eccola qui, mamma mia che bella sta McLaren di Dino Cicala, numero 3 col teschietto suo portafortuna sempre accanto. Questa è una Aston Martin TV. E non so di chi sia perché non viene fuori neanche niente. Un'altra 3. Una gablardo bellissima. Numero 24. 430 Monster di Cannizzo. Impossibile non vederlo. E qua vediamo due belle 458 che sgarellano un po'. Leva la freccia dal monitor. Simone, ah no, è la mia, lascia perdere. Pensavo fosse la tua. A posto stiamo. Vediamo questa 458 che divaga un po' in uscita dallo Rouge. Fiammate perché toccano sotto se si ha un assetto abbastanza, diciamo così, rigido e abbastanza limite per quanto riguarda l'altezza. Lo Rouge si tocca, è come si tocca. Questo è Campini, questo è Pinto, non lo so, 458, data vota Campini. Vediamo, forse Moretto, potremmo andare a seguire Moretto, Maresta che sono in pista, Pizzo, c'è anche Pizzo. E che Pizzo. bello. Vi prospetto una bella gara perché comunque in qualifica i tempi sono stati molto vicini. Fiore si sarà fatta una canna, più impossibile che sia così avanti, però vabbè, vuol dire che qui si trova bene. Adesso va nell'erba, ecco la concentrazione del pilota. McLaren di Pinto, non penso proprio, sarà Pianezza o Gritti. Uno appunto, il pecciaro del portale. Fa patch per qualsiasi mod. Anda 1,5 giga, molto leggere. Brava persona. Molto veloce, un altro bel pilota,
Non capisco perché ti dice questo è pinto, mentre invece sono sicuro al 100% che questo pinto non è. Warm up di questa prima gara. Prima gara, ricordiamo che erano 14 gli eventi perché doppia manche ogni gara, ogni circuito, mentre invece con la dipartita del Nogaro o Nogaro, come più vi piace nominare quel circuito, siamo arrivati a 12 gli appuntamenti. Ricordiamo che il commento e la diretta molto probabilmente per questa sera sarà solo per gara 1 perché domani mi devo svegliare presto e quindi non posso fare anche gara 2. Io Dario saluterei gli ascoltatori dall'altra parte. Ma assolutamente non ci penso neanche. Saluto tutti gli ascoltatori dopo ormai un quarto d'ora che parlo. Ma no, prima li ho salutati, dai. Prima ho detto ciao a tutti, la cabina di commento. No. No, ma i nostri fan. Ah, vabbè, no, i nostri fan. Beh, certo, posso aprire un attimo la finestra? E l'ho richiusa, ecco, un attimino. Perché Simone è un Latin lover, è uno, potete andare anche Eccolo qui. sulla sua. Appunto sulla sua bacheca di Facebook, vedrete tutte le donne che ha al seguito, le porta tutte appresso con la Magari. sua moto. Le porta tutte appresso con la sua moto. Grande moto, grande motociclista, il nostro Morichi. Io sono motociclista, ma che cazzo gliene frega? Parliamo della gara. Comunque, warm up, stiamo seguendo adesso un SLS del Busters Team. Questa invece a me dava l'impressione di essere una 430, no? È un Audi? È bella. R8. R8, macchina che conosco abbastanza bene, che però mi sta portando un po' sfiga. Verde e nera con un po' di rosso, sta affrontando le curve per trovare la concentrazione massima, massima per questa gara. Siamo qui. Ma porca miseria, ma perché non ti fai vedere più i nomi? Cribbio! Cribbio! Motec, bella questa. Questa è proprio una bella macchina. 330. Eccolo qua, Campini. Uscita box un po' infida, un po' bastarda, come si suol dire. Quel muretto lì chiude alla fine, quando si pensa che la curva sia finita. Lui chiude ancora un attimino. Spesso e volentieri ci si rifà il paraurti anteriore. Qui Campini che va un po' troppo larghino, un po' al limite. Ma qua sono tutte al limite, se non si rischia. Chi non risica non rosica, quindi se non rischi non vinci. È un bel onboard di Campini, bellissimo, affronta questa S in terza, esce da questa curva in, sempre in terza, i 150, 160, 180, 180 all'ora, mette la quarta, arriva questa staccata fantastica. Seconda, ricordiamo che il commento è 2 secondi in ritardo rispetto a quello che vedo io, perché boh, è la linea, non mia, ma è chi manda il filmato. È in quinta, arriva questa curva, in quarta, ecco. Dai box non c'è nessuno che possiamo intervistare, nessun team manager, pazienza, pazienza. Vabbè, c'è quello dell'RDR di Dino Cicala, ecco, il team manager di Dino Cicala. Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, senta, ci dica un po' un attimino allora com'è preparato Dino per questa gara. Dino si è preparato benissimo, sta benissimo, vincerà ovviamente questa gara, gliel'ho tirata, ma dopo una pole così non potrà non vincere. Fiore gay. Grazie, intanto il team manager di Dino Cicala ha rilasciato un'intervista abbastanza osè, perché o gli ha portato sfiga, o gli ha portato fortuna, vedremo, speriamo che vinca. Allora a sto punto, vediamo Campini che conclude un suo giro bellissimo, pulitissimo. Che palle sto warm up, 10 minuti. Qui ricordiamo che le fine sono da 2, vediamo Dragoni che. Ah, è sempre del Busters, Dragoni. Ah, hai capito? Bella questa telecamera, Simone.
Dragoni che era sotto al tempo di Dragoni, che è sempre primo, anche lui primo, quindi era sotto al suo tempo. Schiammate dall'anteriore, macchina molto bassa, quindi è ritornato al sovrimpressione. È ritornato alla sovrimpressione, non si sa come mai, ecco, vediamo una divagazione fuori traiettoria di pienezza, appunto, vedi che ti dicevo che quella era o di pienezza di Gritti, cazzo, cazzo. Iacovoni con una Q58 plus Biadito lui Nero. Fa il saltino. Anche lui fa il saltino, bellissimo. Skin veramente molto molto bella, appunto presa da un sito che appunto fa solo skin, e devo dire che quel ragazzo lì è veramente bravo. Skin molto 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 bella. Si può sprendere, ecco, sim skin, ecco, sim skin. Ci si può, diciamo così, basare. Eccola! Una botta sta Jaguar, via dai! Vediamo Gritti che chiude il suo giro in 2.18, ma non penso che sia il suo passo gara, penso che comunque possa fare sicuramente meglio. Vediamo che non c'è però nessun dei top driver, chiamiamoli così, che sta girando, o sbaglio? Tattica, pretattica, molta pretattica, quindi Moretto no, Moretto se sta a fa un bel giretto e fa che spettacolo sta rima, sì, si sta facendo un giretto, quindi magari non si sente troppo sicuro. No, però c'è anche Omaresta o Cicala che stanno facendo un loro giro, quindi piloti che girano magari non fanno troppa pretattica, vedremo. La Jaguar bellissima, l'Onigru che boh, sa, è una R8, McLaren, tanto il lifetiming comunque si sì, sarà bello esteticamente, ma non va la mazza, comunque si dà sempre connected buffering. E mi fa ancora vedere, ah no, warm up, adesso mi sta facendo vedere warm up, che c'è Moretto in 15.2, Dino Cicala non è Cic, o sì? Prima me lo faceva vedere venire, no, non è. Dino Cicala forse sta facendo pretattica, perché Maresta ha girato, mentre invece Dino Cicala no. Oh, è finito fino a me. No, riparte un'altra volta il warm up. No, dai. Molto probabilmente adesso switcheranno subito in gara. Vediamo un attimino. Aspetta un attimo. Arrivo subito. Allora, ho chiesto informazioni alla DG, mi hanno detto che sono cadute alcune persone, aspettano che rientrano e ripartiremo subito, quindi warm up sicuramente molto più corto. Ah, bravo, stavo... E adesso aspettiamo... Perché hai messo... Ah, ok. Consigli per gli acquisti.
Eccoci tornati in diretta e vediamo adesso il warm up che appunto si dovrebbe dovrebbe finire per poterci far ammirare i nostri eroi in gara finalmente. Speriamo bene. Vada tutto bene per tutti e si divertono tanto, tanto, tanto. Ai. Come sono vecchio. Allora, intanto mancano 5 minuti. Mancano 5 minuti, sono ancora i warm up. Vediamo appunto, questa è la Z4 di Conte. Sì, è la Z4 di Conte. Piloti che appunto si stanno preparando alla gara. Eccola qui la gara, 35 minuti e anzi no scusate 35 secondi. Si partirà con un giro di lancio e partenza lanciata come le buone vecchie Enance. Vai sulla griglia, vai sul poleman. Quindi campionato che parte questa gara e speriamo che parta bene per tutti, perché partire bene ti fa venire voglia anche di proseguire meglio. Intanto siamo sulla macchina di... ecco che parte Dino Cicala. Dove sta Dino Cicala? Eccolo qua, è partito, sono partiti. Eccolo qua. Allora adesso devo ricordarmi che la diretta a destra e il gioco a sinistra. Ok. Piloti che vanno ad affrontare, il rettilineo opposto a quello di partenza. Rouge, Gasse, on board di Cicala, che affronta questo giro di ricognizione in quinta, adesso forse metterà la sesta per consumare ancora un po' meno, perché qua i calcoli strategici sono molto importanti. Salutiamo i nostri fan, Bellomo e il nostro mitico Gay Gaioni, sono i due sostenitori più grandi. Intertempi che non valgono un beneamato banano, perché sono nel giro di ricognizione. Piloti che adesso sicuramente sono abbastanza in tensione, perché comunque intanto la classifica che abbiamo detto prima era sbagliata, perché Maresta è terzo, non è quinto. Fiore non è quarto, ma è quinto.
Mentre invece Pizzo mi sembra che fosse quarto, Campini addirittura sesto, Pizzo, sì, Pinto invece settimo, Diego Taddolini ottavo, grandissimo Diego Taddolini, che sicuramente non ha preso dal padre la sua velocità, perché è bravo, questo ragazzo è molto giovane ed è già lì subito dietro a quelli forti, a quelli bravi, a quelli che di solito fanno la differenza, a esclusione di Marco Fiore, quindi vabbè. Questa è una 430, bellissimo on board, 458, mi stai a fare ingoio, bellissima questa, ecco, questa è la Porsche, quarta, ecco Moretto che scalda le gomme anteriori, molto probabilmente cercherà di partire immediatamente, forse, immaginiamo una tattica di attacco, chissà, vediamo. Chi vivrà vedrà e toccatevi gli goglioni. Stanno affrontando l'ultima parte del circuito e poi partirà la gara effettiva. Quindi tanto tanto gas, tanta concentrazione. E speriamo vada bene. Ricordiamo che la prima staccata è un tornantino, quindi una curva cruciale. Molto. Non so se guardare la diretta o guardare il mio R-Factor. Vabbè. Si lanciano. Ecco Dino Cicala in prima posizione. Forza, ragazzi! Moretto in seconda, Maresta in terza. Abbiamo Pizzo in quarta, Fiore Campini, Pinto. Moretto non attacca Dino Cicala in prima posizione al primo tornante. Niente, si buttano su questo rettilineo e via. Vediamo Moretto che gli fa sentire la presenza di Nocicala, gli fa sentire la presenza e subito all'attacco quindi Moretto. Moretto molto probabilmente ha una tattica un po' fuori Moretto, perde un po' di velocità ma sicuramente ha la scia di Dino Cicala che parte subito in difesa, fa andare all'esterno appunto Moretto, Moretto però con la scia molto probabilmente gli passa davanti, bravissimo Moretto, bel sorpasso, arriva un po' lungo, Cicala potrebbe incrociare, ecco Cicala che si mette subito dietro, molto intelligentemente, una bella bagarre, una bella e sana bagarre, bravissimi tutti e due. Intanto Maresta mantiene la terza posizione, sempre Pizzo quarto e punto, Fiore ha già perso una posizione, Campini, Fiore, Taddeolini, Pinto, Pianezza, Mondadori i primi 10. Vediamo Cicala che si mette dietro Moretto e se Moretto ne ha per andare via, io gli starei attaccato, tranquillo, tranquillo, cacchio, cacchio, e mi farei tirare. Perché in queste condizioni forse si consumecchia un po' di più nei curvoni, perché sei in scia, però in rettilineo ti puoi permettere di alzare piede, quindi essere un pochettino più risparmioso a livello benza. Vediamo sempre i primi due. Vediamo, io sono sui primi due. Se con la diretta andiamo magari un po' dietro per vedere le posizioni, Simone, magari facciamo una scarrellata. Fate una scarrellata. Questo è Moretto, Vandarera. Magari vai con le. Ecco, bravo con queste qua. Queste qui, ecco Maresta. Poi vediamo appunto Pizzo dietro Maresta. Dietro Pizzo c'è Campini, subito insidiato da Pinto che fa un'uscita, wow, bella, bella. Subito dietro Pinto vediamo Diego Taddeolini. Dietro c'è Marco Fiore, dietro Marco Fiore c'è Gritti, Pianezza. Gli fa sentire la presenza Pianezza a Fiore. Moretto intanto fa best lap. Andiamo magari di nuovo sui primi perché vedo comunque che Cicala rimane lì. Rimane lì. Ha fatto un'uscita. Dino Cicala è crashato. Porca troia. Dino Cicala ha crashato. Quindi, ottimo proprio. Parte benissimo il suo campionato. Pazienza. Avrà modo di rifarsi. Ma quindi Maresta rimane l'unico alfiere dell'RDR a difendere i colori in seconda posizione con Moretto che ha già preso un bel distacco di 2 secondi e 3. Vediamo Pizzo che è dietro a Maresta, gli copia le traiettorie.
È un bel trenino, è un trenino perché c'è Maresta, c'è Pizzo, c'è Campini, tutti lì dietro. E se non sbaglio, uno, due, tre, quattro macchine, tutte diverse. Poi c'è Diego Tadiolini di nuovo con una SLS. Quindi in cinque, nelle prime sei posizioni ci sono cinque macchine. I quattro macchine diverse. Quindi il livello prestazionale è molto simile, indice di un mod fatto bene. Ricordiamo che hanno tutte la stessa fisica, ma comunque per struttura, per passo, carreggiata, ecc, le vetture comunque hanno un comportamento diverso. È per questo che i piloti sono andati poi a scegliere la macchina che gli è più congeniale, secondo il loro stile di guida. Questa Jaguar TRT che De Matteo potrebbe essere un Audi R8. Audi R8, questo è Gritty. Se è così indietro è Gritty. Una 4GT, un'altra Audi R8 con i colori tra virgolette, cioè con i colori ufficiali. Vediamo una 430, una 4GT. Moretto intanto fa il backslap. Divagazione per una 458. Intanto bella, è iniziata bene questa gara, non per tutti, perché Cicala è crashato. Pazienza, abbiamo perso un protagonista sicuro. Uscita dello Rouge per tutti, Garibaldina molto aggressiva. Quindi, Resta sì, pizzo. Maresta Pizzo sono alle strette. Maresta Pizzo sono esatte, due piloti di grande esperienza. La madonna, cioè Pizzo sicuramente è uscito bene la Le Rouge, poi la scia della McLaren l'avrà sicuramente aiutato, ma ha sverniciato Maresta. Adesso vediamo subito Campini, che è anche molto vicino a Maresta pure lui, e andiamo con un bel onboard. Piloti che quindi sono tutti a giocarsela per la seconda e terza posizione, quindi per la piazza d'onore. Vediamo un po'. Intanto Fiore sei quinto. Fiore quinto. Rimango spinto, però Fiore quinto, bravo, molto bravo, uno degli admin, nonché uno degli esponenti maggiori di questo portale. Molto bello sotto tutti i punti di vista. Portale che offre sempre moltissime opzioni, sia a livello di mod, sia a livello di formula di campionato. Intanto vediamo Maresta che è molto vicino a Pizzo, vai su davanti, Maresta Pizzo, perché Maresta si fa insidioso. Appena riesci, Simo, avanti, eccolo qua. Vediamo Maresta che esce Bel trio. male. Bel trio, però Maresta esce un po' malino. E Campini gli fa sentire subito come si dice. No? Pizzo arriva un po' sporco a questo tornantino. Maresta anche lui non pulitissimo, però dà subito gas. Campini invece è quello che ha interpretato meglio. Vediamo intanto anche dietro Fiore, Taddeolini, Diego che stanno battagliando. Sono veramente alle strette. Sono alle strette, bello. Vediamo appunto che Tadellini è proprio al culo di Fiore. Situazione che, Posteriore. sì, al posteriore. Situazione che al Fiore sicuramente piace. Intanto Campini supera Maresta davanti e Diego Tadellini supera Fiore. Quindi nella stessa identica staccata, due sorpassi, però Fiore no, Sarà incrociato. Grande incrocia. manovra. Grande manovra, bella. Io però sono E convinto anche che il mio. Maresta. Sì, anche Maresta no, è vero, anche Maresta ha incrociato. Bravo Maresta che mantiene la sua terza posizione. Io sono sicuro al 101% che sto parlando a vanvera, nel senso che tu inquadri una cosa e quelli ne guardano e quelli sentono il commento di un'altra roba perché è in ritardo di 2 secondi. Adesso vediamo se riesco a. Beh, 2 secondi, dai.
Beh, però l'altra volta avevo notato che comunque un po' si notava un mio ritardo causato per queste esigenze tecniche di linea. Bella bella gara. Sono passati adesso mai 10 minuti e hanno concluso 4 giri. Adesso il gruppetto. Diego Dadolini fa una divagazione dietro nella sabbia. Sigaretina. Moretto ha preso quasi 3 secondi. Sì, Moretto. Anzi, 3 secondi e mezzo. Non ha un passo allucinante in confronto agli altri, però pista libera. E poi pilota bravo con esperienza e piano piano se ne va. Pizzo però non è vero, perché bene o male adesso gli ha girato 2 decimi più lento il suo ultimo giro. Moretto ha girato in 15.3, Pizzo l'ultimo giro in 15.5, quindi gli ha rifilato altri 2 decimi. Moretto che ha strada libera, tranquillo, sicuramente si può gestire meglio degli altri e quindi sta dando del gran gas. Ecco, rimani magari. Andiamo un po' dietro perché. Maresta e Campini. Sì, Maresta e Campini sono abbastanza vicini. Magari andiamo dietro. Perché qua sennò. Qualche lotta. Se c'è qualche lotta, se. Se Ponno vede qualche toccatina, qualche lotta bella, non si sa mai. Non si sa un bel mai. Quartetto dove? Eccolo qua. Bravo Simone, sei su Conte, eccolo qua. Quindi c'è Pianezza, Conte, Dragoni e Mondadori. Mondadori però mi sembra quello più in difficoltà, un po' più indietro. In difficoltà no, in realtà sta combattendo per la undicesima posizione con Stagno. Gritti invece molto più indietro. Torniamo appunto su Conte che è a ridosso di Pianezza e gli è proprio vicino e vediamo un po' che cosa capita, perché Conte è veramente molto insidioso, molto aggressivo. Vuole la posizione di Pianezza, vuole l'ottava posizione. Adesso vediamo con la scia se Pianezza va via, Conte si avvicina, vediamo un po' le soluzioni aerodinamiche. Sembra quasi che Conte sia abbastanza carico, perché in scia ad una McLaren, bene o male, se non la superi, però un po' di scia dovresti sentirla. Quindi Conte che può sicuramente attaccare Pianezza a questa curva. Bellissimo sorpasso di Conte su Pianezza, appunto. Ha pagato in questa staccata magari un assetto un po' più carico, perché ha potuto staccare dopo. E vediamo appunto anche che Dragoni si sta... Approfitta. Si approfitta magari di un'uscita un po' pulita di sportellata con Pianezza. Bellissima, bellissima. Ci stava tutta, sì, cavolo. Qua corrono veramente come nella realtà. Sportellatina. Toccatina, Raptor poi permette questo tipo di contatti, le ali è comunque più che legittimi all'interno di una competizione, se no non si potrebbe chiamare competizione. Deve rifare però Pianezza. Sì, però Pianezza si vuole rifare, si mette di nuovo in scia Dragoni, però rientra. Si vede che Dragoni è parecchio scarico, Pianezza è uscito bene, però non è riuscito a... approfittarne, quindi molto probabilmente Pianezza è un po' più carico, avrà magari la meglio in questa fase del circuito dove sono più curve che rettilinei. Bello, bello, belle gare, belli, bravi tutti sicuramente. Intanto Maresta è finito dietrissimo, davanti qua, ed è qui, è settimo, quindi un erroraccio per Maresta, perché adesso andiamo a vedere poi il tempo che fa, però un erroraccio perché era in seconda posizione, o comunque stava combattendo per la seconda posizione, invece si ritrova ben settimo dietro Pinto e davanti a Dragoni.
gara non troppo fortunata per il team RDR. Invece gara che sembra andare per il verso giusto per il Project Racing Team, che sono primo e terzo. Sono primo e terzo. Però Pizzo, l'ultimo giro, ha stampato di nuovo un 15.5. E mentre invece Moretto ha stampato 2 15.4 consecutivi. Quindi deduco che non è facile, non è facile per Moretto, perché Pizzo rimane lì, rimane a 3 secondi. Gli guadagna qualche cosina, ma veramente molto molto poco. Tanto vediamo. Resta Dragoni Gritti, no, Pianezza, dietro. Qualche lotta, andiamo a vedere i distacchi. Direi Maresta Dragoni oppure Dragoni Pianezza, Simone. Appunto, proprio questo. Perché sono gli unici che tu attualmente... mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Io gli dico... Grande. Sì, perché sono i due più vicini. C'è Pianezza Dragoni, eccoli. Ho visto, grande Simone, ottimo tempismo. Ricordiamo che io e Simone siamo alla nostra prima esperienza assoluta come cameraman e ultima come cameraman e come telecronista, quindi non ce l'abbiate a male se qualche volta facciamo cacate, però ci sta. Il professionismo lo lasciamo ai professionisti, qua noi ci divertiamo. Vediamo appunto Pianezza che affronta questo curvone molto veloce, non lo affronta al meglio, infatti Dragoni allunga l'anticchia. Ma neanche troppo, dall'onboard sembrava molto di più. Tanto Conte potrebbe ritornare su Pianezza e su Dragoni che in effetti... Conte fa una divagazione terribile sull'erba, pazienza. Questo invece è della 4GT, ma sai che ogni tanto mi incasino tra R Factor e la diretta. Questo è della 4GT, non so chi sia, la sovraimpressione non mi dice la posizione e quindi non la so. Tanto Moretto Pizzo è salito, il distack, no, aspetta. No, è più o meno sempre uguale, 3.8, 3.9, 3.7, 3.8, 3.9, rimane più o meno sempre lì. Tanto queste qua sono le posizioni un po' nelle retrovie. Sì, c'è una piccola battaglia. Sì, una bella 4.58 contro una 4.30, macchina nuova con una macchina un pochettino più datata, ma comunque sempre molto competitiva. Competitiva, minchia come parlo. E faccio però una fatica bestia a capire chi siano, perché i distacchi, allora, secondo me sono i allora, no, hai cambiato sulla 4GT che fa una divagazione. Sono andato più dietro. Sì, bravo. È black, quello è team black. Che team black è Pinto. Città per tutti. Città per tutti. È ovvio. Vediamo sta 4GT che però non riesco a capire chi sia. Dove stai adesso? Moretto. Su Moretto in solitaria. Ecco, Moretto in solitaria. Molto bravo, molto bravo. Anche molto fortunato, perché Dino Cicala, che gli stava le costole, ha avuto una disconnessione o un crash. Non si sa. Comunque c'è Pizzo che non gliela dà su, anzi c'è da dar gran gassi. Oh no, ha diminuito il distacco adesso, poco più di 3 secondi. Sì, adesso infatti stavo prima era 3.5. Esatto, bravissimo Simone, che me l'hai fatto. La Madonna, c'è Pizzo che è una bestia, grande Pizzo, grande, un grande veterano, grande
ha fatto gli ultimi 4 giri tutti stappati all'interno di 64 centesimi, signori e signori, mamma mia, grandissimo pilota Pizzo, proprio proprio bravo. Ah, adesso ha stampato un 15,7, ha fatto 5 giri stampati, anzi 1, 2, 3, 4, 5 giri stampati in ben 2 decimi, mamma mia, grande pilota, grande pilota. Però sì, un gran bel martello, però Moretto è, come si suol dire, alle pampiccio, perché comunque anche lui è costante, 15,6, 15,3, 15,4, 15,4, 15,8, 15,9. Ecco, diciamo che nell'ultimo giro Moretto non ha dato proprio, ha sbagliato il secondo settore, ha perso solo 6 decimi lì. E ha fatto benissimo il terzo, e nel primo ha perso solo poco più di un decimino. Tanto Maresta ha raggiunto di nuovo il gruppo, eh? Maresta ha raggiunto di nuovo il gruppetto, sì, Maresta ha raggiunto di nuovo il gruppetto, e davanti ha un doppiato, però davanti, ecco, quello lì con la Ford GT, e non Maresta, dai, cazzo! Quello con la Ford GT è un doppiato, Maresta quindi... Ah, Pinto si chiappa ben 2 secondi e mezzo. Undus. Intanto sono rimasti in gara 24 piloti. Pianezza Dragonio. Ecco, bravo, Semaun. Pianezza Dragoni. Il doppiato che era davanti a Maresta è andato lungo. Adesso vediamo che Pianezza Dragoni sono sempre lì che se la danno, se la menano. Tanto mancano solo 8 minuti, eh? Sì, bravo Simone, mancano solo 8 minuti, quindi abbiamo superato abbondantemente il 50% della gara. Veduma un po' che cosa succede, perché comunque la Pianezza Dragoni sicuramente se la giocheranno fino alla fine, perché sono vicini, nessuno dei due mollerà, tanto Pizzo continua a rimanere sempre sui 3 secondi e mezzo. Pizzo ha avuto la sfiga che non ha azzeccato, cioè sfiga, non essendo partito a ridosso dei primi due, Moretto e Cicala, ha perso un po' il trenino, e quei 2 secondini e mezzo, 3 che lo separavano quando è cascato Dino Cicala, e niente da fare, sono difficili da recuperare. Intanto vediamo un'uscita di Pizzo, non sa di tempi, sì, i tempi si sono andati, sì, le gomme stanno iniziando a fare Giacomo. Però Pianezza e Dragoni non gliene frega una mazza. 2,19 per Dragoni l'ultimo giro, e Pianezza 2,18, quindi più veloce Pianezza di Dragoni nell'ultimo giro. Vediamo che se la giocano e se la menano. Ecco qua Moretto in solitaria, che sta conducendo ormai la gara, però con 4 secondi di vantaggio. Quindi Pizzo ha fatto una minchia. 16-1 l'ultimo giro di Pizzo. L'ultimo giro invece di Moretto 16-0. Ha risceso a 3,5 comunque. È risceso adesso a 3,5, sì. Beh, no, qua R-Factor mi dà 4, molto probabilmente ancora a 4. No, però qua adesso 3,5, no, 4, vedi, 3,7, dai, sono a 3,7. Giocano a 3,7. Vediamo un po', anche se comunque non penso che andrà o riuscirà a prenderlo, a meno che Pizzo non abbia veramente una guida extra mega strapulita e adesso mantenga sempre questo tipo di guida, ma la vedo difficile. Intanto Pianezza è scrollato, sì, gli ha dato quel po'